Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Bentornati, bentornati tutti, a tutti voi che ci seguite sia su Facebook che su YouTube. Ben arrivati tutti in questo salotto che questa sera so che è un salotto molto molto atteso dai vostri like. Vi ringrazio perché siete sempre tutti molto attenti, partecipi. Questa sera quindi abbiamo ritorna di nuovo con noi la nostra amica Anne Givaudan insieme alla sua meravigliosa interprete Francesca. Eccoci qua, ben arrivati e bentornate carissime, è un piacere. Grazie. Ben arrivati a nome di tutti, da parte di Enrico Valentini, di tutti quanti i nostri amici che sono molto ansiosi di poter riascoltare di nuovo la nostra carissima Anne. Allora, è una diretta in cui avremo, insomma, tanti argomenti un po' da trattare, molto legati all'attualità, perché come possiamo vedere dal titolo, tempo di mutazioni, tempo di grandi trasformazioni. Ecco, cara Anne, che dici? Tempo di grandi, grandi trasformazioni. La gente io vedo così parlando con le persone, sono sempre molto, molto stranite e giustamente preoccupate per questo scenario, no? Che è in grande trasformazione, che lascia a volte presagire degli epilogi, insomma, non molto positivi, ecco. Ma noi invece dobbiamo cercare di fare l'operazione contraria, no? Dobbiamo cercare di mettere tutte le nostre forze per creare, no? Come dici sempre tu, no? Le egregore energie belle, forti, no? Di creazione, di trasformazione, di contrasto anche con quegli aspetti che evolvono sempre più verso le tenebre, non tanto verso la luce, ma noi sappiamo che stanno succedendo comunque tante cose importanti, no? In contemporanea, stanno nascendo tante cose, ci sono molte opportunità di grandi rinascite, grandi cambiamenti, di prese di coscienza, no? Ecco, da parte delle persone. E quindi questa sera stiamo qui proprio a parlare di questo. Come confrontarsi con questo tempo, con questi tempi. Ok, grazie. Grazie per la bella presentazione. Oui, je suis très heureuse d'être parmi vous. Innanzitutto sono molto felice di essere qui con voi stasera. E c'est vrai que je sais qu'en ce moment c'est encore plus difficile en Italie que en France. Sa che in questo momento in Italia è più difficile rispetto alla Francia. Ma nous on a juste une pause parce qu'il y a des élections. Ma in Francia ci hanno dato una piccola pausa semplicemente perché ci sono le elezioni. Évidemment, ce ne sont pas des élections. Fait normalement. Chiaramente non sono delle elezioni che avvengono in modo normale, questo non è da avere dubbi. On s'en doute, mais ceci dit, moi ce que j'aimerais c'est vraiment parler de ce qui se passe au fond. Ma quello che io vorrei davvero fare è parlare di quello che accade in fondo, un po' dietro le quinte. Parce qu'en apparence on a l'impression que ça va mal. Perché in apparenza abbiamo l'impressione che le cose non vadano bene. Et on se laisse envahir par la peur ou par l'angoisse ou par la tristesse. Ci lasciamo invadere dalla paura, dall'angoscia, dalla tristezza. Sans savoir que c'est justement ce que on veut provoquer dans l'humanité. Senza sapere che è quello che vogliono provocare nell'umanità. Parce que tout simplement, c'est un jeu qui se passe, mais pas seulement sur le plan humain, mais sur d'autres plans aussi. Un jeu ou un enjeu? Un enjeu, ouais, un okay. Jeu aussi. È un po' un gioco cosmico, ouais. Ma anche qualche cosa appunto di importante che sta accadendo sia a livello umano che su altri piani. E donc il faut savoir que il y a des attitudes qui sont provoquées pour que la population mondiale puisse réagir et puisse avoir des peurs, puisse avoir des angoisses.
ci sono proprio degli atteggiamenti che vengono provocati affinché la popolazione mondiale possa reagire con delle paure, delle angosce. E come il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas géré avant. E visto che ci sono molte cose che non siamo riusciti a gestire prima, c'est facile de tomber dans des pièges, évidemment. È facile ritrovarsi cadere nelle trappole. Alors il y a le dernier livre donc qui est sorti en Italie qui s'appelle Suis ton cœur. L'ultimo libro che è uscito in italiano si chiama La svolta è adesso, segui la rotta del cuore. Et je trouve important de faire la différence entre suivre son cœur ou suivre ses peurs. E per me è molto importante davvero fare la differenza tra seguire il proprio cuore o seguire le proprie paure. Parce qu'il y a deux choses qui ne marchent absolument pas ensemble, c'est l'amour et la peur. Perché l'amore e la paura sono due cose che non funzionano assolutamente insieme. Et quand on est envahi par la peur, on ne peut pas arriver à accéder à l'amour qui est à l'intérieur de nous. E quando siamo invasi dalla paura, non possiamo accedere all'amore che è all'interno di noi. Mais souvent le problème c'est qu'on confond l'un avec l'autre. On a l'impression de suivre notre cœur alors qu'on est en train de suivre nos peurs. La cosa che accade purtroppo spesso è che confondiamo una cosa con l'altra, ci sembra di seguire il nostro cuore, in realtà stiamo seguendo le nostre paure. Et je vous donne un exemple qui est facile. Vi do un esempio semplice. Parce qu'on a une de nos amies qui me disait que son fils, à qui elle avait dit à son fils, par exemple, pour les histoires de vaccination, elle lui avait dit, mais écoute ton intuition, écoute ton cœur. Abbiamo un'amica che a proposito della storia sui vaccini aveva detto al figlio: ascolta la tua intuizione, ascolta il tuo cuore. E poi, evidentemente, il ha fatto tutti i vaccini perché aveva très peur di perdere il suo lavoro. Ovviamente, questo ragazzo ha fatto tutti i vaccini perché aveva molta paura di perdere il proprio lavoro. E il ha detto a sua mère: ma j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur. E ha detto alla mamma: ma io ho ascoltato la mia intuizione, ho ascoltato il mio cuore. Alors que dans ce cas précis, il écoutait sa peur. In realtà, in quel caso, stava ascoltando la propria paura. C'est pas une histoire de jugement, mais c'est important maintenant où nous sommes en plein tunnel avant la renaissance. Non è una questione di giudizio, ma è importante adesso, in cui siamo proprio dentro il tunnel prima della rinascita. De se poser les bonnes questions. Farsi è importante, quindi adesso farsi o porsi le giuste domande. Pas pour s'en vouloir, pas pour se punir. Non perché ce l'abbiamo con noi o per autopunirci. Mais pour juste être conscient de ce qu'on est en train de suivre. Ma semplicemente per essere coscienti di ciò che stiamo seguendo, di ciò che stiamo facendo. Alors en ce moment, je suis encore en train d'écrire. Adesso sta scrivendo un libro che non è nemmeno ancora uscito in Francia. Avec des contacts, disons, de l'espace. In cui lei ha dei contatti con lo spazio. C'est important dans la mesure où on s'aperçoit qu'on est à la fin de deux grands cycles. È importante perché ci rendiamo conto che siamo alla fine di due grandi cicli. Et que donc c'est un passage qui va nous permettre d'aller vers autre chose. E quindi è un passaggio che ci permetterà di andare verso qualcos'altro. Que ce soit la cinquième dimension, que ce soit un autre monde. Che sia la quinta dimensione. Tratti di un altro mondo. Ça demande quoi? Ça demande quand même de laisser en arrière nos vieilles histoires. Cosa richiede? Che lasciamo indietro le nostre vecchie storie. Ça veut dire aussi que ça demande de nettoyer nos peurs, de nettoyer tout ce qui nous encombre. Richiede anche di pulire le nostre paure e tutto ciò che ci ingombra. Et que si on arrive à le faire à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans cette dimension avec beaucoup plus paisiblement. E se riusciamo a farlo, a quel punto entreremo in questa dimensione in maniera molto più pacifica, tranquilla. Alors, c'est important de penser que jusqu'à présent, dans toute notre civilisation et dans le monde entier, on a passé, on nous a menti tout ça. È importante sapere che finora, nelle nostre civiltà e in tutto il mondo, ci hanno sempre mentito. Et que en fait on ne nous a jamais donné l'aperçu du pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. Non ci hanno mai dato non ci hanno mai permesso di intravedere il potere che abbiamo all'interno di noi. Toute cette puissance et puis cette origine des étoiles qu'on a tutta à l'intérieur questa, de nous. Tutta questa potenza e questa origine delle stelle che abbiamo all'interno di noi. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ed è questo che fa tutta la differenza. On a cru qu'on était impuissant. Abbiamo creduto che eravamo impotenti. On a laissé notre pouvoir
a tout le monde, sauf à nous. Abbiamo lasciato il nostro potere a tutti quanti, eccetto che a noi stessi. C'est-à-dire aux instances médicales, aux enseignants, à tout le monde. Abbiamo lasciato il nostro potere alla scienza medica, agli insegnanti, a tutti quanti. Et on croit beaucoup plus tout ce qui est à l'extérieur ou ce qu'on nous dit à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur de nous. E crediamo molto di più tutto quello che accade fuori, che ci viene detto dall'esterno, rispetto a quello che avviene e che è in noi. Sans s'apercevoir que depuis le début on nous raconte des histoires. Senza renderci conto che sin dall'inizio ci stanno raccontando delle storie, delle fandonie. Je vais vous donner un exemple. Vi dà un esempio. Par exemple, j'ai fait des incursions sur d'autres planètes où il y a d'autres types d'enseignement, évidemment. Ha fatto delle incursioni su altri pianeti in cui ovviamente c'è un altro tipo di insegnamento. Et l'enseignement qui est, à ce moment-là, l'être avec lequel j'étais me pose la question et me dit, mais est-ce que dans votre histoire, on vous parle des civilisations et des mondes engloutis? L'essere con cui è, per esempio, le pone una domanda. Ma voi, la Terra, là, nella vostra storia, vi raccontano, per esempio, delle civiltà scomparse e dei mondi inghiottiti? Est-ce qu'on vous parle est-ce qu'on parle aux enfants de grandes civilizations, des races e dei moments où elles ont été à leur apogée? Ai bambini vengono raccontate le grandi civiltà, le varie razze, il momento in cui erano al loro apogeo? E dans votre géographie, est-ce qu'on vous parle des grands circuits énergétiques de la Terre? E nella vostra geografia vi parlano dei grandi circuiti energetici della Terra? Est-ce qu'on vous parle de l'intérieur de la Terre qui est creuse? Vi parlano dell'interno della Terra che è cava? Et est-ce que dans votre médecine, on vous parle des corps subtils? Nella vostra scienza medica, nella medicina, vi parlano dei corpi sottili? Et petit à petit, je me suis aperçue qu'on avait complètement, avec nos éducations, quelle que soit la partie du monde. Io mi sono resa conto, piano piano, che qualsiasi sia il posto nel mondo, attraverso la nostra educazione, qu'on nous faisait croire qu'on était rétréci. En fait. Ci fanno credere che siamo ristretti, limitati. Alors que on a un passé, on a une science qui est beaucoup plus importante que ce qu'on veut bien nous faire croire. Invece abbiamo un passato, una scienza che sono molto più importanti rispetto a quello che vogliono farci credere. Et en ce moment, les étoiles se resserrent. E in questo momento la stretta si stringe sempre di più. Pour nous faire penser que on est complètement impuissant alors que ça n'est pas vrai. Perché vogliono farci pensare che siamo completamente impotenti, mentre questa cosa non è assolutamente vera. On a un énorme pouvoir, ne serait-ce que de par exemple sur d'autres planètes, ils apprennent comment gérer les pensées. Abbiamo dei poteri enormi. Per esempio, su altri pianeti viene insegnato come gestire i propri pensieri. Ils apprennent comment communiquer avec le peuple animal, avec les êtres de la nature. Sugli altri pianeti viene insegnato come comunicare al popolo degli animali o agli esseri della natura. C'est complètement naturel. Questa cosa è completamente normale, naturale. Mais ces capacités, on les a. Ma queste capacità le abbiamo anche tutti noi. Seulement on a l'impression que on est perdu dans un monde trop méchant. Ma abbiamo l'impressione di essere un po' spersi in questo mondo che è un po' troppo cattivo. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment de se réveiller. Quindi adesso è davvero il momento di svegliarsi. Et ce que m'a dit aussi cet enseignant, il m'a dit, mais un jour vous allez remercier justement tout ce qui se passe en ce moment. Questo insegnante mi ha anche detto che un giorno ringrazieremo tutto ciò che sta accadendo in questo momento, in questo periodo. Parce que c'est quand même grâce à parce que ça vous oblige à vous positionner. Perché ci obbliga a posizionarci. Ça vous oblige à ouvrir les yeux sur des choses que vous n'aviez pas envie de voir. Ci obbliga a aprire gli occhi su delle cose che non abbiamo voglia di vedere. Ça vous demande de vous faire confiance. Ci chiede di avere fiducia in noi stessi. De rentrer à l'intérieur de vous, d'écouter votre cœur, votre âme. Di entrare all'interno di noi stessi per ascoltare il nostro cuore e la nostra anima. E il a aggiunto aussi, il a dit, est-ce que vous croyez que vous êtes fait pour tout le temps ne jamais avoir de temps pour les choses importantes? Credete di essere fatti per non avere mai il tempo per fare le cose importanti? E per toujours travailler sans arrêt, en étant toujours épuisé? E per continuare a lavorare continuamente, continuamente e ritrovarvi poi sempre spossati, stanchi?
sachant qu'en fait, vous travaillez pour une petite poignée de personnes. Sapendo che in realtà state lavorando per un piccolo numero di persone. Ho giusto besoin de d'esclave pour les servir, quoi. Che hanno bisogno semplicemente di schiavi per servirli. Ou pour faire marcher la machine. O per far funzionare la macchina. Donc c'est vrai que c'est important maintenant de se repositionner. Quindi è davvero importante adesso riprendere posizione. De commencer à être solidaire, un peu plus solidaire entre les uns avec les autres. Iniziare a essere molto più solidari gli uni con gli altri. Au-delà des religions, au-delà de la politique. Al di là delle religioni, della politica, des croyances, delle credenze. C'est vraiment commencer à revoir toutes nos croyances, en fait. Bisogna davvero iniziare a rivedere, rivalutare tutte le nostre credenze. Et puis petit à petit laisser tomber l'ancien. E poi pian piano bisogna lasciare andare il vecchio. Tous nos vieux fonctionnements. Tutti i nostri vecchi funzionamenti, meccanismi. Où on essaie d'aller, d'être les meilleurs, où on essaie d'aller au plus haut, plus vite. In quelli in cui cerchiamo di essere i migliori, di andare più in alto, più veloce. Jusqu'à pour pouvoir justement nous repositionner. Per poterci riposizionare. D'ailleurs, c'est en Italie qu'il y a eu la slow food. La... Tra l'altro, in Italia c'è stato per esempio il movimento slow food che è nato in Italia. Donc, c'est vrai que les Italiens sont bien capables de trouver encore autre chose. Gli italiani sono in grado di trovare delle cose per riposizionarsi. Se riposizionare è stato un lavoro lungo, ecco, il partito slow food è stato veramente, cioè, un grande lavoro di Carlin Petrin che ha riposizionato il tempo, ecco, e gli ha dato un ritmo differente da quello che, no? Di solito le persone hanno, quindi c'è questo, il tempo lento significa anche riprendere un po' contatto con se stessi, no? Con quello che noi siamo. Esattamente, sì. Se revoir, qu'est-ce qui est vraiment important? Rivedere davvero ciò che è davvero importante per noi. Et à un moment donné, la question m'a été posée sur d'autres plans. Et à un certain point, sur d'autres plans, ils m'ont fait une demande. En disant, il est possible que vous perdiez tout, sauf ce que vous êtes vraiment. Est possible que vous perdiez tout, excepto ciò che siete veramente. Ça dépend comment vous allez négocier le virage. E dipende un po' da come gestirete questa curva, questo passaggio. Et l'être m'a demandé, et si ça arrive. E l'essere mi ha chiesto, e se accadesse? Ça veut dire que c'est aussi le moment où vous allez tout retrouver, mais d'une autre façon. Vuol dire che sarà anche il momento in cui ritroverete tutto, ma chiaramente in modo completamente diverso. Et je dis souvent que, quelquefois, je veux dire, ça vaut le coup de sauter même dans le vide. Dico spesso che a volte vale proprio la pena anche buttarsi, saltare nel vuoto. E c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Che è proprio quello che stiamo facendo adesso. Et enfin, j'ai déjà parlé de cette histoire, mais c'est vrai que quand moi, à un moment donné, dans ma vie, j'ai perdu pratiquement tout. Lei a un certo punto nella sua vita si è ritrovata che ha perso praticamente tutto. Que ce soit sur un plan affectif, financier, familial. A livello affettivo, finanziario, familiare. Du travail. Del lavoro, eccetera. C'est à ce moment-là que tout d'un coup, j'ai eu le plus de force. Ed è stato in quell'istante, in quel momento in cui improvvisamente ha ritrovato molta più forza. Alors pourquoi? Parce que je n'avais plus rien à perdre. Perché? Perché non aveva più nulla da perdere. Quand on n'a plus rien à perdre. E quando non abbiamo più niente da perdere, allora tutto è possibile. On nous donne toujours, on nous apprend toujours que enfin on nous donne l'impression que tout est impossible. Ci danno sempre l'impressione che tutto sia impossibile. Alors que l'impossible est une absurdité. Mentre invece l'impossibile è un'assurdità. Et ce qui m'a été montré aussi, ça on me dit, mais vous vieillissez ou vous mourrez, mais sur d'autres planètes ça n'arrive pas. Un'altra cosa che mi è stata mostrata e che mi hanno detto è che noi invecchiamo e moriamo, ma su altri pianeti questa cosa non esiste. Parce que vous êtes prisonnier d'un temps qui n'existe pas. Perché noi siamo prigionieri di un tempo che non esiste. Et que vous avez créé, que vous avez accepté en tout cas de cette façon-là. Che abbiamo creato e accettato in questo modo. En fait, c'est comme si on était
comme si la planète Terre était entourée d'une matrice, et c'est pas comme si elle est entourée d'une matrice. Ha iniziato dicendo come se il pianeta Terra, in realtà poi si è corretta dicendo no, no, è proprio così, il pianeta Terra è circondato da una matrice. E c'est vrai que donc cette expérience où j'ai vu plein de petits points bleus au niveau de la planète Terre et dernièrement encore beaucoup plus de points bleus. Ogni tanto racconta quell'esperienza in cui ha visto tanti puntolini blu intorno al pianeta Terra e adesso ne vede ancora molti di più di punti blu. C'est des endroits où il se passe, où il y a de belles choses qui se passent et qui éclairent, qui trouent la matrice. E quindi cosa sono questi puntolini blu? Sono dei luoghi sul pianeta dove accadono delle cose positive e dove c'è questo. E queste cose positive sono come una luce che interrompe la matrice. E quando on a fait le son, par exemple, plusieurs fois pour la planète Terre. E quando abbiamo fatto, per esempio, il suono per il pianeta Terra. Ça a créé des canaux bleus, des canaux vraiment de lumière. Questo crea dei canali di luce blu. E contrairement à un portail qui lui va permettre à tout le monde de rentrer et de sortir. Il portale è qualcosa che permette a chiunque di entrare e di uscire. Ces canaux-là ne vont permettre qu'à la lumière de rentrer. Questi canali invece permetteranno solo alla luce di entrare. Ce qui veut dire que la population du mondial est en train de se réveiller et fait de belles choses. Questo vuol dire che la popolazione mondiale sta risvegliandosi e sta facendo delle cose bellissime. Et que la seule chose dont peuvent craindre pas les marionnettes qui nous gouvernent, mais les marionnettistes. Et la seule chose que possono temere, non les marionnettes qui ci governano, ma i marionnettisti dietro che tirano le fila, c'est vraiment qu'on se réveille et que notre lumière anéantisse tout ce qui est en train de se faire. È assolutamente solo il fatto che ci risvegliamo e che la nostra luce annienti tutto ciò che sta accadendo, tutta questa matrice, eccetera. Parce que ces êtres-là, j'ai vu et j'ai compris qu'ils savaient gérer tout ce qui était les conflits, les luttes, les révolutions. Perché ho visto e compreso che quegli esseri là sanno gestire benissimo tutto ciò che è conflitti, lotte, rivoluzioni. Les colères, le collere, le paure. Ils peuvent même s'en nourrir, c'est pas possono un problème. Anche nutrirsene, per loro non è proprio un problema. Face à la lumière, face à l'amour, là, ils sont impuissants. Invece, quando si ritrovano di fronte all'amore, di fronte alla lumière, alla solidarietà, eccetera, a quel punto diventano impotenti. Et à notre joie aussi. E anche quando si trovano di fronte alla nostra gioia. Ça les dépasse, ils savent pas gérer ça. Questa cosa è un po' come se non la sanno gestire, va oltre i loro mezzi. Et j'ai vu quelquefois devant des êtres qui sont très reptiliens comment face à la lumière ils sont comme paralysés. Et ho visto proprio a volte degli esseri che sono un po' rettiliani che quando si trovano di fronte alla luce rimangono come paralizzati. Il y a encore une chose qui me paraît importante aussi d'ajouter, c'est que c'è un'altra cosa che mi sembra importante aggiungere stasera. C'est que il faut savoir qu'on n'est pas seul. È che è importante sapere che non siamo soli. Alors, c'est évident que les autres planètes ne vont pas faire le travail à notre place. È evidente, è ovvio, gli altri pianeti non faranno il lavoro al posto nostro. Mais elles ont un tel amour pour la planète Terre et pour ses habitants. Ma hanno così tanto amore verso il pianeta Terra e i suoi abitanti. Et ils m'ont montré comment pour eux la planète Terre était comme un joyau. E mi hanno mostrato come per loro la Terra è come un gioiello. Ils ne veulent pas qu'elle disparaisse. E non vogliono che disparisca. Donc ce qui est évident c'est qu'ils nous aideront de toutes les façons possibles. Quindi quello che è evidente è che ci aiuteranno in tutti i modi possibili. Pour que cette planète puisse passer le passage et ses habitants avec. Affinché questo pianeta possa fare il passaggio insieme ai suoi abitanti. Alors ce que je ne peux pas dire et ce qu'on ne peut pas dire. Même peut-être des voyants le diront, mais pas moi en tout cas. La cosa che io non posso dirvi, non so se dei veggenti potrebbero farlo, io cosa non posso. On ne peut pas dire ce qui va, comment ça va se passer exactement. Quello che non posso dirvi è come questa cosa accadrà esattamente.
Alors, est-ce qu'à un moment donné, la planète sera désertifiée et aura besoin de reprendre son souffle? Perché forse magari a un certo punto il pianeta si ritroverà desertificato e avrà bisogno di riprendere il proprio soffio, il proprio respiro. Mais je sais que dans ce cas-là, si ça arrivait, de toute façon, nous, on serait à un autre endroit. Ma so che se questo dovesse accadere, in ogni modo noi saremmo in un altro luogo. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Quindi non abbiamo bisogno di aver paura. Alors, c'est vrai que on peut craindre, par exemple, qu'on nous mette dans des camps, que on nous vaccine de façon obligatoire ou des choses comme ça. È vero che possiamo temere che ci vaccino obbligatoria o che ci mettano in dei campi, eccetera. Mais si on est assez nombreux pour dire non. Ma se siamo abbastanza numerosi per dire di no. À un moment donné, je veux dire, ils ne peuvent pas lutter contre le nombre. A un certo punto non possono lottare contro il numero. C'est parce que on a appris à être soumis. È perché abbiamo imparato a essere sottomessi. Et à croire en ce qu'on nous dit. Et à credere in quello che ci viene detto. Qu'il n'y a pas de réaction. Mais c'est simplement à l'intérieur de nous être sûr de ce qu'on veut. Per cui che non ci sono grosse reazioni, ma quello che conta è davvero all'interno di noi stessi essere certi di ciò che vogliamo. Alors c'est évident que faire une révolution, c'est pas ça qui changera les affaires. È chiaro che non sarà fare una rivoluzione che cambierà le cose. Faire une révolution intérieure, oui. Fare una rivoluzione interiore, sì. Mais faire une révolution physique. Ma una rivoluzione fisica. Il y en a eu beaucoup. Ce ne sono state già tante. Et le monde est toujours pareil. E il mondo è sempre lo stesso. Il y a toujours des esclaves, il y a toujours des gens qui travaillent pour les autres, il y a toujours. Ça n'a pas changé. Ci sono sempre degli schiavi, delle persone che lavorano per altre e le cose non sono cambiate. Alors quand je disais qu'on n'était pas seul, ce que je peux dire c'est que toutes les planètes de l'Alliance Galactique. Quando dicevo che non siamo soli, per dirvi che tutti i pianeti dell'Alleanza Galattica ont envoyé des représentants sur la planète. Hanno inviato dei rappresentanti sul pianeta Terra. Un peu comme l'armée au sol, quoi. Un po' come, non lo so, l'esercito, ma non nel senso di esercito, però hanno mandato un po' giù sulla Terra a fare. Hanno mandato una task force sulla Terra. Mi piace le forze speciali. Oui, voilà, mi piace. E poi, en même temps, il y a des enfants qui ont subi des choses difficiles sur Terre. E al tempo stesso ci sono dei bambini che hanno vissuto delle cose difficili sulla Terra. E qui ont été enlevés aussi, abductés. Che sono stati presi, rapimenti alieni, tra virgolette. E qui sont sur des vaisseaux où ils sont en train d'apprendre comment revenir e gérer la nouvelle. Ma positivi i rapimenti, perché sono stati portati su dei vascelli dove gli viene insegnato come gestire la nuova terra quando poi ritorneranno, come essere già pronti per la nuova terra. E poi il y a des êtres qui sont déjà là avec le nouveau concept. E poi ci sono degli esseri che sono già qua con dei nuovi concetti. E qui ne s'occupent pas de ce qui se passe autour, mais qui sont en train de créer. Che non si occupano di ciò che accade intorno, ma stanno creando. C'est-à-dire que au lieu de lutter contre ce qu'ils ne veulent pas, quindi cosa fanno? Al posto di lottare contro ciò che non vogliono, ils sont en train de créer ce qu'ils ont envie de voir sur la terre. Stanno invece creando ciò che hanno voglia di vedere sulla terra. Par exemple, des entreprises qui veulent plus de justice, plus d'équité. Per esempio, delle imprese che vogliono più giustizia, più equità. Je disais, quand on pense, moi j'avais mis sur notre site un site où on peut regarder le nombre d'esclaves qui travaillent pour nous. Un po' di tempo fa avevo messo sul mio sito il link verso un sito dove si poteva guardare il numero di schiavi che lavorano per noi in ogni istante. De par nos achats, que ce soit la nourriture, les vêtements, les maquillages, tout ce qu'on veut. Tutti quelli che lavorano per noi attraverso i nostri acquisti, che sia cibo, trucco, eccetera, eccetera. Donc on se rend compte qu'on est dans qu'il y a beaucoup d'esclaves qui travaillent pour nous. Quindi ci rendiamo conto che ci sono molti schiavi che lavorano per noi. Qu'on est dans un monde parfaitement injuste. Che siamo in un mondo che è perfettamente ingiusto. Et que donc tout ce qui arrive maintenant, c'est l'opportunité de faire basculer tout ça. E tutto quello che sta accadendo in questo momento è proprio l'opportunità di trasformare questa cosa. Donc c'est vraiment l'opportunité de changer tout ce qui faisait notre vie.
e qu'on avait envie de changer de toute façon. È davvero l'opportunità di cambiare tutto ciò che caratterizzava la nostra vita e che avevamo voglia di cambiare in ogni modo. Alors on savait pas comment le changer. Non sapevamo come cambiarlo. Il fallait qu'il y ait un coup comme ce qui est arrivé. Ci voleva un shock come quello che è accaduto pour que en fait on puisse commencer à se dire bah, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Affinché potessimo dirci allora che cos'è che ho voglia di cambiare adesso nella mia vita. Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans le monde. Che cos'è che ho voglia adesso di cambiare nel mondo. Comment j'aimerais que soit cette planète. Come vorrei che fosse questo pianeta. Ou mes relations avec les autres. O le mie relazioni con gli altri. Et puis on n'est pas obligé de faire de grandes choses. E poi non siamo obbligati a fare grandi cose. Il suffit de autour de soi de faire ce qu'on a à faire. È sufficiente fare ciò che dobbiamo fare intorno a noi. Simplement de créer des micro-mondes. E semplicemente creare dei micromondi. Comme on aimerait qu'ils soient. Come vorremmo che fossero. Avec plus de joie, avec plus d'amour, avec plus d'équité. Con più gioia, più amore, più equità. Avec de belles choses autour de soi. Con delle belle cose intorno a sé. Alors c'est vrai, ça je l'ai répété beaucoup, je dis quand même aux gens. Essayez d'être autonome. Ho ripetuto molto spesso alle persone, cercate di essere autonomi. Parce que c'est pas parce que en fait tout est fait pour qu'on puisse être aidé que il y aura pas de passage difficile. Perché non è perché tutto è fatto in modo che siamo aiutati che saremo esentati da passaggi difficili. Mais si on veut vivre ces passages difficiles avec plus de sérénité, ma se vogliamo vivere questi passaggi difficili con più serenità. C'est vrai que c'est important de pouvoir autour de soi être en réseau avec des gens avec qui on peut parler. È importante avere una rete intorno a sé con delle persone con cui possiamo parlare. Avec des personnes qui ont des capacités qu'on n'a pas. Con delle persone che hanno delle capacità che non abbiamo. De pouvoir échanger. Poter scambiare. Et puis d'avoir un lieu de vie où on est bien. Avere un luogo di vita in cui stiamo bene. Alors on peut pas éviter certains événements. Non possiamo evitare alcuni avvenimenti. Mais on peut au moins les vivre différemment. Ma possiamo almeno viverli in modo diverso. Et savoir que derrière il y a quelque chose qui nous attend, c'est beau. E sapere che c'è qualcosa che ci aspetta e che è bello. Donc, stavo cominciando a guardare un po' di domande. Volevo porti invece Anna, cioè una riflessione mentre tu stavi parlando, no? Che c'è un aspetto secondo me che è molto, molto importante e molto, come dire, anche determinante, perché il problema delle persone che, come dicevi giustamente tu prima, cioè che si illuminano, no? Quindi che con la loro mente incominciano a spaziare su orizzonti molto più espansi. Ecco, il problema grande secondo me è che non possono evolvere tutte le persone in contemporanea, perché ci sono diversi livelli, no? Ognuno ha un suo livello evolutivo. Ecco, credo che il problema sia proprio questo, cioè che adesso è vero che ci sono tante persone che un po' alla volta, no, si stanno risvegliando. Ma è la massa, come si può dire, la massa critica è ancora piccola rispetto, no, alle accelerazioni invece di grandi manipolazioni, di grande sottrazione di diritti, di prerogative umane anche, no, che l'essere ha. Ecco, e questo secondo me forse, cioè nell'analisi dei fatti, della situazione, un elemento che è molto... è una variabile non di poco conto. Tutti evolvono, non tutti evolvono e non tutti evolvono allo stesso tempo. Quindi le persone si risvegliano, chi più lentamente, chi improvvisamente, ma non sono ancora così tanti, però si stanno svegliando, questo è molto importante. Oui. Les gens sont en train de se réveiller. Sì, le persone si stanno svegliando. Nous, on le voit parce qu'à chaque émission, il y a plus de monde. Noi lo vediamo perché ogni volta che lei fa un'emissione come questa, c'è sempre più gente poi che l'ascolta. Donc, ce qui veut dire... è per questo che facciamo queste dirette. Focus fa questo.
gens comme toi, je veux dire, ça fait avancer les choses. Et delle persone come te, per esempio, fanno avanzare le cose. Quelqu'un qui veut avoir de l'information maintenant peut avoir. Quindi chi in questo momento vuole ricevere l'informazione può riceverla. Mais après, il faut savoir aussi que les révolutions, quelles qu'elles soient, n'ont jamais été faites par une majorité. Ma bisogna sapere che le rivoluzioni, quale che siano state, non sono mai state fatte dalla maggioranza. Il y a toujours quelques locomotives. C'è sempre qualche locomotiva. Et ensuite, il y a les wagons qui suivent. E poi che parte, che guida, e ci sono i vagoni che seguono. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas, parce que même parmi les jeunes, il y a des jeunes qui ont l'air complètement à côté. Per quello che non mi preoccupo, perché anche tra i giovani ce ne sono alcuni che sembrano veramente un po' storditi, straniti e tutto. Mais je sais qu'au moment où il va falloir vraiment agir, à ce moment-là, ils vont être prêts. Ma so che nel momento in cui ci sarà davvero da agire, a quel punto saranno pronti. E aussi que les personnes qui, elles, n'ont pas d'opinion ou se laissent mener. E che le persone che magari non hanno opinione si lasciano condurre. Mais elles aussi, elles vont suivre. Anche loro seguiranno. Et puis après, il y a celles qui ne peuvent pas suivre. E poi ci sono quelle che davvero non possono seguire. Qui resteront dans un monde à trois dimensions qui leur correspond. Che rimarranno in un mondo a tre dimensioni che gli corrisponde. Et qui continueront leur évolution à ce niveau-là. E che continueranno la loro evoluzione a quel livello. Parce que, en fait, dans nos civilisations, on ne nous apprend pas l'espace-temps. Perché, per esempio, nelle nostre civiltà non ci viene spiegato lo spazio-tempo. On ne nous apprend pas le maniement des ondes, on ne nous apprend pas tout ça. Non ci viene insegnato come gestire le onde o niente di simile. Une entité qui arrive sur Terre, elle a tout en elle. Un'entità che arriva sulla Terra ha tutto in sé. Et puis elle commence à rentrer dans des cadres. E poi inizia a infilarsi dentro a degli schemi, delle rigidi. E là elle commence a perdre une partie de ses capacités. E lì inizia a perdere una parte delle sue capacità. Ou même si elle les perd pas, les oublie. O anche se non le perde, le dimentica. Au profit de choses qui n'ont en fait pas beaucoup d'intérêt. O a scapito di cose che invece magari non hanno interesse. Est-ce qu'on nous apprend à gérer nos émotions? Est-ce qu'on nous apprend à vivre en bonne entente les uns avec les autres, au-delà de nos races, au-delà de nos civilisations? Ci viene insegnato a gestire le nostre emozioni? Ci viene insegnato a vivere bene gli uni con gli altri al di là delle nostre razze e civiltà? Tout est à changer. Tutto va a cambiare. Et c'est ça qui est intéressant. Ed è questo che è interessante. En même temps, c'est passionnant de se dire, mais maintenant, c'est le moment de pouvoir retrouver ces capacités-là. Al tempo stesso è appassionante dire, adesso è davvero il momento di ritrovare queste capacità. Quand vous voyez qu'on est en train, par exemple, en France, de supprimer les herboristes. Per esempio, in Francia stanno cercando di sopprimere gli erboristi. Alors que, en fait, ce sont les plantes qui soignent. Ma all'origine sono le piante che curano. Que on a interdit au peuple premier de d'utiliser leur médecine. Hanno vietato ai popoli primitivi di utilizzare le loro medicine tradizionali. Ou leur capacité. O le loro capacità. De télépathie. Par exemple, la télépathie, etc. C'était interdit à un moment donné. A un certo punto questa cosa è stata vietata. Parce que à un moment donné, il y a ce combat entre l'ombre et la lumière. Parce qu'il y a cette propre lotte entre l'ombre et la lumière. Bien qu'on sache que l'ombre, de toute façon, travaille quand même pour la lumière. Però non bisogna mai dimenticarsi, oppure c'è questa lotta, nonostante sappiamo molto chiaramente che l'ombra è sempre al servizio della luce. À condition qu'on se réveille. A condizione che ci svegliamo. Oui, certo. Certo, difatti diciamo che noi abbiamo bisogno per l'evoluzione dell'ombra. Dell'ombra? Sì. L'ombra è strumentale per l'evoluzione. C'est elle qui nous permet de voir la lumière. È lei che ci permette di vedere la luce. Oui. Plus l'ombre portée est grande, plus la lumière est forte. Più, plus la lumière est forte, plus l'ombre est grande. Più la luce è potente, più l'ombra riflessa è anch'essa. Certo, potente. Certo, e la stimolo poi la spinta propulsiva è proporzionale. Ma sì. E quindi diciamo, potremmo dire anche
la cosa più utile da fare adesso, ecco, alla luce di queste riflessioni, è proprio quella di rientrare, cioè in questo, cioè fare questo grande lavoro per chi non ha ancora iniziato a farlo, proprio di riconnettersi, appunto, e riappropriarci, no, di quelle che sono le nostre preziosità, ecco. Ritrovare tutte le nostre capacità, d'écouter notre cœur, ascoltare il nostro cuore e faire la différence, e fare la differenza entre nos émotions, tra le nostre emozioni et vraiment ce que nous sommes, e quello che siamo davvero. Et ça c'est important de vraiment de faire du nettoyage. Questo è importante davvero, fare questa pulizia. On nettoie les maisons, on nettoie puliamo le case, puliamo gli oggetti. Mais il faut nettoyer nos vieilles histoires. Ma quello che è importante è pulire le nostre vecchie storie. Nos vieilles peurs, le nostre vecchie paure. Nos vieilles rancunes. I nostri vecchi rancori. Non pardon. I nostri non perdoni. È questo che è importante. Revenir à ce que nous sommes. Per poter piano piano ritornare a ciò che siamo. On oublie toujours que nous sommes que nous venons d'autres planètes. Ci dimentichiamo sempre che in origine noi veniamo da altri pianeti. Et notre origine n'est pas terrienne seulement. Che la nostra origine non è esclusivamente terrestre. Et que il faut retrouver cette graine d'étoile en nous. E dobbiamo ritrovare questo seme delle stelle in noi. Et savoir que effectivement on n'est pas que un corps physique, que e sapere che in effetti non siamo un mero e semplice corpo fisico. Certo. Certo che la vita, cioè, è sempre, cioè io mi ritrovo sempre a fare queste riflessioni, cioè è molto importante qual è il punto di prospettiva che ha la nostra mente di rappresentare la nostra esistenza. Avere una consapevolezza che la nostra galassia non è uomocentrica, no? Che non è l'uomo che sta al centro di tutto, ma che noi siamo una sparuta, cioè componente di questo grande, no? Universo, anzi più universi, quindi avere anche la percezione più, come dire, equilibrata, ecco, no? di quello che noi siamo. Non è poi così scontata, ecco, volevo dire questo, Anne, che per tante persone è ancora un traguardo non di facile presa, ecco, non di facile presa, perché c'è ancora una visione molto terrena, molto radicata nelle questioni della materialità, cioè le persone, cioè quante persone oggi vivono e dicono che non si trovano più bene in questo mondo perché non è più quel mondo come era prima, e tanti non si trovano bene in questo mondo perché non è il mondo, non è più un mondo vivibile, ecco. No, on ne retournera jamais au monde d'avant. Non ritorneremo mai al mondo di prima. Certo. Ça c'est une certitude. Questa è una certezza. Certo, certo. C'è ancora qualcuno purtroppo che spera, mi dispiace, però poi dovranno fare i conti con i fatti, ecco, come si dice, no? È impossibile ricostruire le cose del passato. No, maintenant tout. Ma poi sempre. L'ancien monde a été cassé. Il vecchio mondo è stato spezzato. No, il faut créer le monde. Ma bisogna creare il mondo. E c'est maintenant qu'on fait appel à notre créativité consciente. Che possiamo utilizzare la nostra creatività avec notre mental supérieur, c'est-à-dire celui qui est en contact avec la divinité, attraverso il nostro mentale superiore, che è colui che è in contatto con la divinità. Parce que quand on se rend compte que qu'ailleurs sur d'autres mondes, c'est vrai que nous ne sommes qu'un, on n'est pas du tout au centre du monde. Ma quando ci rendiamo conto negli altri mondi che noi chiaramente non siamo il centro del mondo. Quand on se rend compte qu'ailleurs il y a
le maison guérissante, les matériaux sont naturels. E che per esempio ci rendiamo conto che in altri mondi le case guariscono, i materiali sono naturali. E noi on a l'impression d'être d'être extrêmement évolué alors qu'on est pas grand chose quoi. E noi che abbiamo questa impressione di essere estremamente evoluti mentre in realtà non siamo questo grande. On en est qu'au balbutiement de siamo de notre histoire. Proprio alle balbuzia, all'inizio proprio, oui, ai primi début, passi parfait. Della nostra storia. Oui. E on a l'impression d'avoir fait d'être au bout de la science alors qu'on n'en est qu'au début. Sì, abbiamo l'impressione di essere arrivati al massimo della scienza quando siamo solo all'inizio. C'est ça. Je veux dire, c'est, forse c'est... andrebbe tutta riscritta. Sulla science. Mais oui, tutto, il faut tout réécrire. Sì, sì, bisogna riscrivere tutto quanto. Ce soit l'histoire, la géographie, la science, le matematiche. Non vuol dire che non siano serviti, che non siano validi, ma che vanno riscritti e ampliati, chiamiamoli come vogliamo, ecco. Però sicuramente tutto è servito, no, nella storia. Però come dicevi tu, Anna, Anna, scusate, io ho chiamata in italiano, Anna. Ah, la Diana. Me, e così siamo insieme. Chiamo te Anna e tu chiami me Anna. Facciamo il cambio. Non va a changer. E dicevo, cioè, il discorso appunto della scienza, come dicevi tu prima, o di quello che noi abbiamo vissuto e dove, come dire, la menzogna, tra virgolette, che dicevi tu prima, il fatto che quando dici ci hanno ingannato, no? Ingannato nel senso che non ci hanno fatto vedere le cose come stavano realmente, ecco. E questo aspetto adesso, cioè, per riuscire a scardinare un sistema così cristallizzato nelle menti, nelle consapevolezze, nelle visioni proprio, nelle credenze delle persone, è una cosa dove veramente bisogna cioè, fare una scelta, come dici tu nel tuo libro, la svolta è adesso, o la facciamo adesso. Oui, oui. Et d'ailleurs, la personne que j'ai rencontrée dans ce livre. Et en effet, la personne que j'ai rencontrée dans ce livre. Lui, il était en train de. La voglio far vedere, questo tuo libro. Aspetta, che lo faccio vedere ai nostri amici, così se vogliono sapere. Que la svolta è adesso. Ecco, segui. C'est ça. Segui la rotta oui. Del cuore. Et alors, lui, en fait, l'acteur principal. Il protagonista. Donc, C'est parce qu'il a vécu un coma qu'il s'est rendu compte. Grâce au fait d'avoir vécu un coma, qu'il s'est rendu compte que sa vie n'avait aucun sens. Que la sua vita non aveva nessun senso. De la façon il menait. Modo in cui stava vivendo non aveva nessun senso. Parce que lui, son seul objectif était d'être tranquille. Perché il suo unico obiettivo era quello di stare tranquillo. Donc, ce qu'il voulait, c'était surtout pas faire de vagues. Para obbedire e quindi semplicemente non farsi notare, semplicemente obbedire e stare tranquillo. E c'est là que tout d'un coup il s'est aperçu que s'il continuait de cette façon-là, en fait, il courait au néant. E lì, grazie al coma, si è reso conto che se avessi continuato in quel modo sarebbe andato verso il nulla, verso. E che c'était beaucoup plus grave encore de ne pas agir. Que c'était beaucoup plus grave de ne pas agir que d'agir et de quelquefois se tromper. Che è molto più grave il non agire rispetto all'agire e magari ogni tanto sbagliarsi. Parce que se tromper on peut. Perché sbagliarci possiamo. Il y a un potentiel derrière. Tandis que ne pas agir c'est être coupable en fait, c'est regarder faire l'inacceptable. Perché c'è un potenziale dietro, invece il non agire è l'accettare l'inaccettabile, è il lascia fare. E c'è ça qu'il faut se dire en ce moment. Ed è davvero questo che bisogna dirsi in questo momento. Est-ce que sous prétexte qu'on veut être tranquille, on va accepter n'importe quoi? Per il fatto che vogliamo stare tranquilli, siamo in grado di accettare qualsiasi cosa? Mais pour ça, il faut pas avoir peur de la mort. Ma per questo non dobbiamo aver paura della morte. D'une mort intérieure. Né di una morte interiore. Ou de la mort de ce qu'on connaît, né della morte di ciò che conosciamo, de nos habitudes,
Le nostre abitudini, notre façon de fonctionner, il nostro modo di funzionare. À un moment donné, il faut se dire, est-ce que je suis capable de voir tout ça s'écrouler? A un certo punto bisogna potersi dire, sono in grado di vedere tutte queste cose che spariscono? Ou est-ce que je préfère mourir? Che crollano? Fisicamente. Oppure preferisco morire fisicamente? Ce sont des choix, c'est toujours des choix. Sono delle scelte, è un periodo di continue scelte. Et on est vraiment à des carrefours où on ne peut pas se permettre de ne pas choisir. Arriviamo a degli incroci in cui non possiamo permetterci di non scegliere. Parce que si on ne choisit pas, ce sont les autres qui vont choisir pour nous. Perché se noi non scegliamo, saranno gli altri a scegliere al posto nostro. Et des êtres dans lesquels on ne peut pas avoir confiance. E sono degli esseri in cui non possiamo avere fiducia. Sì. Quindi è importante. Sì, sì, e c'è un'educazione al non scegliere che purtroppo, almeno per quanto riguarda noi, è molto radicata, no? Cioè, le persone non scelgono, lasciano scegliere gli altri, le cose vanno avanti, non vanno avanti bene, quando se ne accorgono è troppo tardi e guaio è fatto, insomma, no? Esatto. Esattamente, sì, sì. E c'è ce qui s'è per Julien jusqu'à ce que dans ed è quello libro, che è accaduto per Julien nel libro? Jusqu'à ce qu'il se rende compte que non, il était acteur et qu'il fallait que non si un acteur ça une responsabilité. Che in realtà era un attore e un attore ha una responsabilità. Et on est tous acteurs de nos vies. E siamo tutti quanti attori delle nostre vite. Et même si on ne fait rien, on est quand même acteur. E anche se non facciamo nulla, siamo comunque attori. Donc on est quand même responsable de ce qui se passe. Quindi siamo comunque responsabili di ciò che accade. Ce qui veut pas dire qu'on est coupable. Questo non vuol dire che siamo colpevoli, eh. Mais quand même ce sens de responsabilité, c'est absolument ma important. Questo senso di responsabilità è assolutamente importante. On peut pas dire ce sont les autres qui m'enferment. Sì. Ce sont les autres non qui... possiamo più delegare. Sono gli altri che fanno questo, sono gli altri che mi impediscono, che mi rinchiudono. C'est fini, il ruolo di vittima è terminato. Il ruolo di vittima è finito, basta. C'est le moment de reprendre notre pouvoir. È davvero il momento di riprendere il nostro potere. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Ci sono delle cose su cui non possiamo agire. Ok? Il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Ma ci sono delle cose su cui possiamo agire. E c'est avec celle-là qu'il faut faire quelque chose. È attraverso queste che possiamo e dobbiamo fare qualcosa. S'il y a des choses qui nous arrivent, c'est bien parce que quelque part on les a permises. Se accadono delle cose è perché a un certo livello le abbiamo permesse. Et si on les a permis, ça veut dire aussi qu'on est acteur dans l'histoire. E se le abbiamo permesse vuol dire anche che siamo attori in questa storia. Devo dire che i nostri amici sono molto bravi, sto guardando i loro commenti, c'è chi scrive le persone devono, Sandro ci scrive, le persone devono tornare a pensare con il cervello del cuore. E no, Tiziana ci scrive, le persone oppure non agire e accettare l'inaccettabile. Ah, ecco, sì. No? Quindi è vero. Poi dice, qualcuno dice... In poche parole, questo è l'unico mondo dove c'è il male, negli altri è tutto bello. Grazie e tantissimi complimenti, ci scrive Cinzia. È solo sulla terra che esiste il male, negli altri mondi il male non c'è? L'era tradotta? No. Il y a d'autres mondi, évidemment, s'il y a cette lutte là, appunto. Se c'è questa lotta sul pianeta Terra. C'est parce que effectivement, il y a une lutte entre c'est parce qu'il y a des êtres qui ont fait exploser leur planète. È perché ci sono degli esseri che hanno fatto esplodere il loro pianeta. À cause de leur sécheresse de cœur, à cause d'un mental extrêmement évolué. A causa della secchezza del loro cuore e un mentale estremamente evoluto. À cause de ce qu'on est en train de nous proposer maintenant sur le transhumanisme. A causa di quello che ci stanno proponendo adesso sul transumanesimo. C'est-à-dire de faire de nous des espèces de robots super umani. Sì, di fare di noi delle sottospecie di robot super umani. Dei cyber uomini. Cosa? Cyber uomini. Et donc il y a des planètes comme ça. Quindi ci sono dei pianeti così. Et justement ces êtres-là sont en train de
d'essayer d'avoir la Terre comme territoire parce qu'ils ont perdu le leur. E questi esseri stanno cercando di recuperare la Terra come territorio proprio perché hanno perso il loro pianeta. Mais donc, effectivement, toutes les planètes, ça se passe pas forcément comme dans un rêve. Hein? Non è che su tutti i pianeti è proprio come un sogno, tutto bello, eccetera. Il y a aussi ces êtres-là. Ci sono j'en ai rencontré. Quegli esseri, lei ne ha incontrati. Ce sont des êtres qui savent que si ils ne trouvent pas de substance vitale, ils sont perdus. Sono esseri che sanno che se non trovano la sostanza vitale sono persi. Et c'est pour ça qu'ils sont ils sont prêts à tout. È per quello che sono pronti a tutto. Mais ils peuvent pas tout. Ma non possono tutto. Ils ont pas tous les pouvoirs. Non hanno tutti i poteri. Mais c'est pour ça que c'est un peu difficile de parler de ce qui se passe en ce moment. È per quello che è un po' difficile parlare di quello che accade in questo momento. Sans aller plus loin, plus haut, hors de la planète Terre. Senza andare un po' più alto, un po' più oltre il pianeta Terra. Et faut savoir quand même que ces êtres-là, ça fait longtemps qu'ils sont sur Terre. Bisogna sapere che questi esseri è da tanto che sono sulla Terra. Et qu'ils agissent. E che agiscono sulla Terra. Aussi. Mais ils sont pas les seuls. Ma non sono gli unici. Okay. Poi abbiamo anche però l'uomo che a seconda con il suo libero arbitrio, no? Delle scelte che sono più votate al male che non al bene. E che va più sulle mani. Et oui, c'est la pire et la meilleure sì. chose, le libre arbitre. Il libero arbitrio è la cosa migliore e la cosa peggiore che abbiamo. Esatto. È un po' come il regalo avvelenato. Sì. Stanno, dunque, aspetta, non leggo il nome perché si chiede che cosa ne pensa Anne del film V come vendetta. Le sue, è un libro, è un film che tu hai consigliato, magari ne parliamo anche ai nostri amici per chi non conosce questo film. Molto illuminante, dice, no? Sì, allora, per ceux qui ne connaissent pas, donc ce que je dis, c'est un vieux film. È un film di qualche anno fa, eh. Mais ce que j'ai trouvé sympathique dedans, c'est quand à la fin, alors il y a beaucoup de sang, de bagarre. Bon, è un film in cui c'è un po' di sangue, ouais. Un po' di lotte, un ouais. po' di. Donc ça, c'est le film. Ouais, questo mais è il film. J'ai però... trouvé intéressant le passage où l'une des acteurs, des actrices principales. Ha trovato interessante il passaggio in cui la protagonista, una dei protagonisti, elle, la donna. Elle vit tellement de peur qu'à un moment donné, elle a plus peur. Vive talmente tanto la paura che a un certo punto non ha più paura. Più paura. Allora, ça c'est intéressant. È che avete dentro che non la vede più. Quando arriviamo in fondo alla paura, attraversi, bisogna attraversarla. Il faut la traverser. Sì, bisogna attraversarla. On peut pas l'éviter, mais on peut la traverser. Non possiamo evitarla, ma possiamo attraversarla. Et le deuxième élément. E il secondo elemento che trova interessante in quel film. Quand à la fin, è quando alla fine. Tous les gens se lèvent masqués. Tutte le persone si mettono la maschera di V. Et arrivent vers la liberté. E vanno verso la libertà. Et, mais parce que tout le monde à ce moment-là se perché lève. A quel punto tutti quanti si innalzano, si risollevano. Et que on ne peut reconnaître personne derrière le masque. E dietro la maschera non li si può riconoscere. Donc c'est ça que je trouvais intéressant. Era questo che ha trovato, questi due punti che ha trovato interessanti nel film. Bene, abbiamo risposto al nostro amico. Poi, dunque, ecco, ma accadrà qualcosa di veramente positivo, di tangibile quest'anno per l'umanità? È scritto che ci sono tre positive e che sono più spuscite la real, concret, con l'umanità. Tre positive, la domanda è. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer de très concret et très positif pour l'humanité cette année. Alors, là, c'est difficile de donner un événement parce que c'est un ensemble qui va se passer. È difficile dare un avvenimento. Un tempo. Di cose ouais. che accadranno. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont en train de lutter souterrainement. Ci sono degli esseri che stanno lottando in maniera sotterranea. Contre tout ce qui est l'esclavage humain. En contre tutto quello che è la schiavitù umana. Qui a lieu depuis longtemps. Che avviene da molto tempo.
mais qui s'est accentuée depuis quelques années. Ma che si è accentuata negli ultimi anni. Et là, ils sont en train justement de commencer à détruire. Ils sont iniziando a distruggere certaines bases. Alcune basi. Mais les humains dans l'ensemble ne vont pas le voir. Ah, gli umani, l'umanità nel suo insieme non la verrà questa cosa, non le vedrà queste cose. Peut-être que les gens le sentiront. Magari le persone lo sentiranno. C'est comme, je veux dire, c'est des infiltrations. È come delle infiltrazioni. D'êtres qui di esseri sont là pour faire ce travail. Che sono là per fare questo tipo di lavoro. Et pendant ce temps, il y a d'autres entités qui sont là pour construire le nouveau. E in contemporanea vi sono anche altre entità che sono là per costruire il nuovo. Alors après, il faut regarder autour de vous parce qu'il y a des choses très belles qui sont. Poi ci sono. Dovete guardare intorno a voi perché ci sono tante cose belle che stanno accadendo. Des personnes qui ont des idées extraordinaires. Persone che hanno delle idee straordinarie. Qui arrivent avec des trouvailles, avec des. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, tiens, je regardais un photographe, par exemple. Non tanto tempo fa, guardavo un fotografo. Qui est irlandais. Qui arrive à prendre des photos avec n'importe quel type d'animal. Che riesce a fare la foto di qualsiasi tipo di animale. Mais, et par exemple, tous les animaux sauvages. Per esempio, anche i selvatici, eccetera. Et l'animal finit par se mettre, ou il se met à côté de l'animal, et l'animal lui sourit dans l'objectif. Et à un certain point, à la fin, l'animal sourit à l'objectif. Riesce à obtenir des photos où les animaux sourient. C'est incroyable. È una cosa incredibile. On se dit, c'est là où on se dit, mais oui, tout est possible. E uno là si dice, ma sì, tutto è possibile. Après, il y a plein de gens qui font plein de belles choses. Ci sono anche tante persone che fanno tantissime cose belle. Sì, penso che la cosa che è più, come dire, che rincuora, ecco, di più è il fatto di vedere comunque davvero tante persone a fronte di chi vive molto nell'ansia, nell'angoscia, nella paura, invece di persone che continuano a fare cose, cioè che hanno voglia, no, di fare delle cose belle, che hanno voglia di vivere, no? Cioè, e questa è la strada che noi dobbiamo percorrere per tenere soprattutto alte le nostre energie, no? Dobbiamo davvero scegliere di voler vivere adesso, dobbiamo sceglierlo. Parce qu'on ne peut pas lutter contre ce qu'on ne veut pas. Perché non possiamo lottare contro ciò che non vogliamo vedere. Mais on peut construire ce qu'on veut. Però invece possiamo costruire ciò che vorremmo, certo. Certo. Et c'est là où on peut s'en sortir. Ed è lì che possiamo venirne fuori. Et c'est là où on peut créer du beau autour de nous. È lì che possiamo creare del bello intorno a noi. Il y a des personnes qui vont juste créer un beau jardin autour d'elles. Ci sono delle persone che magari creeranno semplicemente un bel giardino intorno a sé. Déjà, c'est positif. Mais déjà, cette chose est positive. Ça va, c'est le printemps. Il y en a qui vont commencer à parler avec les êtres de la nature. Et la primavera, magari ce ne saranno che inizieranno a parlare con gli esseri della natura. Et puis qui vont faire des jardins partagés. O che faranno dei giardini condivisi. E qui vont. Ma c'è anche tanta gente che sta scoprendo invece il valore della natura. Cioè, io sento tante persone che mi dicono, vado nella natura perché lì riesco a stare bene. A differenza di quello che si diceva una volta, no? Va bene, stiamo nella natura perché nella natura si sta bene, no? Era abbastanza scontata questa cosa. Invece adesso è proprio un rifugio, cioè la natura diventa un rifugio dove l'uomo può riscoprire una dimensione molto più vivibile, no? E quindi ritrovano, le persone ritrovano un loro equilibrio, cioè ci si ritrova poi in quello che stavamo dicendo prima, ecco. Dobbiamo riuscire, no, a fare questo. On retrouve des parties de noi, ritroviamo delle parti di noi dimenticate. Oublié et on retrouve une essence. Ritroviamo un'essenza qui nous donne de la joie, che ci dà della gioia. Et à ce moment-là, quand on a de la joie, on la répand autour de nous. Et à quel point, quand abbiamo della gioia, la diffondiamo intorno a noi. C'est aussi puissant qu'un virus. Ed è tanto potente quanto un virus. E poi c'è anche da dire questo, che noi siamo natura, quindi quando andiamo in mezzo alla natura,
andiamo a casa. Secondo me sono andato a scegliere. Sì, sì. No, andiamo a casa. Dunque c'è una domanda, forse questa interessa anche a tante altre persone, a proposito della terra cava. È possibile ritrovarci dentro la terra cava nella nuova dimensione? Ho fatto un sogno, ci dice Viviana, in questo senso. E dice, può essere che noi potremmo ritrovarci, gli uomini che possano ritrovarsi a vivere dentro alla terra in momenti magari di grandi trasformazioni esterne? No, no. Oppure alla fine, cioè in tutto questo che noi stiamo vivendo, andremo incontro alla nuova dimensione, ci chiede, potrà essere poi la terra cava? Potrei essere questo, ci chiede Viviana. È possibile? È ancora diverso, dice Anna. La terra cava è abitata a differenti livelli. È abitata a vari livelli. E il livello che è abitato par des êtres qui ont vécu effectivement des fins de civilisation. Vi è un livello che è abitato da esseri che hanno vissuto delle fine di civiltà. Come l'Atlantide. Come quella dell'Atlantide o della Lemuria. E si sono rifugiati a cet endroit-là. E si sono rifugiati in questo luogo. Avec leur connaissance et qui ont recréé leur civilisation. Con le loro conoscenze hanno ricreato la loro civiltà. Bon, ils n'avaient pas du tout envie de rentrer en contact avec les êtres de la surface de la Terre. Non avevano assolutamente voglia di entrare in contatto con gli esseri della superficie della Terra. Mais maintenant, ils sont tout à fait d'accord pour dire adesso, sono assolutamente d'accordo per farlo. Parce que on est tous dans le même bateau. Perché siamo tutti sulla stessa barca. Ils ont envie qu'on s'en sorte, que tout le monde s'en sorte. Quindi hanno voglia che tutti quanti ne veniamo fuori. Et après, il y a des personnes qui vont être plus attirées vers la terre creuse. Poi ci saranno vers ces êtres-là. Delle persone che saranno attirate più verso la terra cava o verso quegli esseri. Et puis d'autres qui vont aller sur des vaisseaux. Et altri invece che andranno su dei vascelli spaziali, qui iront sur leur planète d'origine, altri che torneranno sul loro pianeta d'origine. Il peut y avoir plein de choses qui ci sono mille possibilità diverse. Il n'y aura pas une seule chose. Ma non accadrà una sola cosa. Il y a plein de possibilités qui sont en attente là. Tante possibilità che sono in attesa. Selon que la terre ait besoin de repos, selon que la terre, in base al fatto che la terra puisse régénérer avec abbia les humains, bisogno di riposo, oppure che sia in grado di rigenerarsi con gli umani su di essa. Il y a plein de scénarios prévus. Ci sono tanti scenari diversi previsti possibili. Mais pas seulement la terre creuse. Non solo la terra cava. Ecco, si dice che un buon numero di anime siano già pronte per la nuova civiltà in arrivo ed altre anime sono invece rimaste indietro. Allora la separazione dell'umanità è già in corso? Sì, la separazione dell'umanità è già in corso. Te lo dico? Sì, il y a déjà deux mondes. Sì, ci sono già due mondi. On a déjà les êtres qui sont en train de préparer un autre monde. Gli esseri che stanno preparando un altro mondo. Et ceux qui sont accrochés à l'ancien. E quelli che sono ancora attaccati al vecchio. Et puis petit à petit, ces deux mondes vont se séparer davantage. Piano piano questi due mondi si separeranno sempre di più. Et les personnes qui sont dans leur monde à trois dimensions continueront à faire leurs expériences. E le persone che rimarranno nel loro mondo a due dimensioni continueranno a fare le loro esperienze. C'est pas une punition, c'est pas dramatique. Non è una punizione, non è drammatico. C'est un peu comme quand on meurt et quand on quitte le corps physique et qu'on va dans le plan qui nous correspond. Un po' come quando lasciamo il corpo fisico e andiamo nel piano che ci corrisponde. C'est pas grave. Non è grave. C'est comme ça, quoi. È così. Ci chiedono entro la fine del 2022 sarà il famoso grande avvertimento, la nuova era, quindi è alle porte. C'était vraiment là, disons. Alors, 2022, non, c'est un peu court là. 2022, un po' presto. Il y a encore des événements qui doivent arriver. Ci sono ancora degli avvenimenti che devono accadere. Alors, maintenant, il y en a qui pensent peut-être aux histoires de trois jours, trois nuits. Ah, magari ce n'è che stanno pensando ai tre giorni di oscurità, per esempio. Mais ces trois jours d'obscurité, il faut savoir. Ecco, cosa ne pensi tu, Anne, sui tre giorni? Benoît, allora, il faut savoir.
Oui, il y en a beaucoup qui le craignent, qui ont peur. Ce ne sono molti che hanno timore di questi tre giorni di oscurità. Bah, il faut savoir que ça fait très longtemps qu'on en parle et que même l'Église catholique en parlait. Dovete sapere che è da tanto che se ne parla, a un certo punto anche la Chiesa cattolica ne parlava. Et ça peut se lire à différents niveaux. Ça peut Ma questa cosa può essere letta... Trois jours, trois nuits intérieures... De transformazione interiore può essere letta a vari livelli, possono essere tre giorni e tre notti di trasformazione interiore. Ça peut être aussi extérieur. Può essere anche esterna. Mais quand ça arrivera, ma ça quando veut dire accadrà, aussi qu'il peut y avoir un basculement des pôles. Vuol dire anche che ci sarà l'inversione dei poli. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, le changement est complètement en route. Ma vuol dire anche che a quel punto il cambiamento sarà assolutamente alle porte. Donc, je veux dire ça, mais c'est un événement qui a été prédit des tas de fois il y a très longtemps. È un avvenimento che è stato predetto molte volte, molto tempo fa. Et que chaque génération attend. Et ogni generazione lo aspetta. Mais même si ça devait arriver, ma anche se dovesse accadere, se deve accadere. Je veux dire, on est bien capable de supporter trois jours, trois nuits. Siamo in grado di sopportare tre giorni, tre notti. Et quand on vous dit, surtout, n'ouvrez pas les fenêtres, n'ouvrez pas, oui. E quando mi viene detto non aprite le finestre, soprattutto non aprite la porta. C'est sûr que quand on commence à passer d'une dimension à une autre, è chiaro che quando iniziamo a passare da una dimensione a un'altra, quand on est en train de s'éteriser, on voit les êtres du monde éthérique. Quando stiamo iniziando a eterizzarci, iniziamo a vedere gli esseri del mondo eterico. Et les êtres du monde éthérique ne sont pas toujours beaux. E gli esseri del mondo eterico non sono sempre belli. Il y en a qui sont très monstrueux et qui peuvent faire peur. Alcuni possono essere mostruosi e fare paura. Mais pour l'instant, c'est pas encore complètement d'actualité. Ma per ora non è ancora di attualità. Certo, c'è da pensare sempre che davvero esistono, cioè, vari piani di esistenza con esseri che vivono in forme diverse e in condizioni diverse, no? Anche questo è un buon esercizio di pensiero, no? Allenamento, ecco, insomma, ad avere un po', ecco, questa visione. Perché è vero quello che no, dicevi tu, Anna, prima, che è davvero, no? Abbiamo, cioè, tutti quanti, a seconda delle proprie culture, da quando nasce incomincia a subire un condizionamento che crea delle forme mentis, no? Ecco, particolari, per cui noi ci adagiamo col nostro pensiero dentro queste forme e pensiamo in virtù dei nostri condizionamenti, delle credenze, delle religioni, ripeto, dei grandi condizionamenti. Quindi è giusto anche capire che si deve andare oltre a questo. Dobbiamo andare oltre. E questo forse è l'esercizio più difficile da fare. De casser les vieux schémas. Il spezzare i vecchi schemi. E de voir différemment. E vedere in modo diverso. D'envisager les choses différemment. Vedere le cose in modo diverso. Allora, ci sono tante domande, io dico, adesso cerchiamo di fare un po' una scelta, ma ce n'è uno un po' legato a delle cose che io so che dicono che non sono molto belle, ecco. Si dice che, dunque, l'ho perso, cosa c'è di vero, così si dice, rispetto ai tunnel sotterranei sparsi nel mondo, in cui pedofili satanisti torturerebbero i bambini, sembra un po' troppo estremo da credere. Anne ne sa qualcosa? Oui, j'en ai vu. Sì, ne ha visti. Oui, ça existe. Sì, esistono. Ça existe parce que il y a des êtres qui ont besoin de... Ci sono degli esseri. De l'énergie. Che hanno bisogno dell'energia des enfants jeunes, dei bambini piccoli, giovani, de personnes jeunes, o di persone giovani, pour pouvoir se nourrir, per potersi alimentare.
Mais, et parce que aussi on leur fait croire. Et anche perché gli viene fatto credere. Les entités, des entités nocives leur font croire. Delle entità nocive gli fanno credere. Que c'est ce qui va leur donner l'éternité. Che è ciò che gli darà la vita eterna, la gioventù eterna, l'eterna giovinezza. Ce qui est faux. Cosa che è assolutamente falsa. C'est comme une pratique magique. È come un po' una pratica magica. Comme les pratiques magiques, come le pratiche avoir la jeunesse, di magia per avere l'énergie. Mais voilà, et donc justement ces entités là, ces enfants là, questi sont suivis de très près par des êtres des étoiles. Vengono seguiti da vicino da esseri delle stelle positivi et qui sont en train justement de les emmener avec eux, giustamente portandoli via con loro piano piano. Mais là, c'est vraiment toute une autre histoire. Ma questa è proprio tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia ed è molto movimentata, è vero? Quindi adesso chiudiamo magari questa parentesi perché è davvero un po' un discorso molto, molto complicato, molto espanso e anche un po' faticoso, diciamo così, eh? Anche un po' faticoso. Sì. Però ad esempio ci chiedono, Monica ci dice, dipende anche dalla dimensione in cui si trovano i pianeti il fatto che esiste il male, ovvero in pianeti in dimensioni superiori alla terza dimensione, esiste ancora la lotta tra luce e ombra, quindi oltre la terza dimensione, esiste ancora la lotta tra luce e ombra? So che stava dicendo qualcosa e poi le traduco la domanda. No, diceva giusto che non bisogna troppo s'inquiétare perché diceva solo. Non vi preoccupate troppo. Scusa, perché c'è un ritorno e non si capisce per quello. Chiedo scusa, stava parlando Anna? Stava finendo ancora? Sì, la dice, vai, guarda. Vai. Non vi preoccupate per questi tunnel e tutto perché c'è chi se ne sta occupando e chi sta gestendo queste cose. Nella luce. Sì. Essere di luce. Sì. Faccio la domanda al volo e ti... Questo l'abbiamo sentito, questo io l'ho sentito. Ok. Questo l'ho sentito, è arrivato, sì. Allora la domanda, ecco. È che là il quale va? A partire dalla quinta dimensione, se che è dalla troisième qui è le mal? No, in tutte le dimensioni. No, il male esiste in tutte le dimensioni. C'est pas une histoire de dimension. Non è proprio una storia di dimensioni. C'est comme si on disait, ah, mais c'est comme si les êtres du monde à deux dimensions disaient, la troisième dimension, il n'y a pas le mal. È come se gli esseri del mondo a due dimensioni dicessero, ah, in quello a tre dimensioni sicuramente non c'è il male. Non, c'est à un autre niveau. È a un altro livello. C'est pas le mal, en fait. C'est, disons que, peut-être l'ombre. Non è il male, magari viene quello che possiamo chiamare l'ombra. L'ombra va s'immiscer, ma a un altro livello. L'ombra si mischia comunque anche negli pianeti delle altre dimensioni, ma a un altro livello. Il y a des planètes qui ont dépassé ce stade-là. Vi sono dei pianeti che sono andati oltre questo stadio. Mais c'est pas une histoire de dimension. Ma non è una questione di dimensioni. C'est une histoire des êtres qui sont sur ces planètes. È più una storia. Sono su quei pianeti. Degli esseri che ci sono, sì, ecco, c'è questa domanda. Allora il passaggio dimensionale, il risveglio in un diverso piano, che cosa significa? Ça veut dire qu'on arrive dans un monde où, par exemple, l'espace et le temps vont être complètement différents. Per esempio, vuol dire che arriviamo in un mondo in cui lo spazio e il tempo sono completamente diversi. Par exemple, pour nous. Per esempio, per noi. Ça veut pas dire que quand on est dans ce monde-là, si on n'a pas fait un travail sur nous, on est meilleur. Ma non vuol dire che quando arriviamo in quel mondo, se noi non abbiamo precedentemente fatto un lavoro su di noi, siamo migliori automaticamente. Par exemple, les êtres qui sont très destructeurs en ce moment et qui viennent d'une autre planète. Per esempio, gli esseri che sono molto distruttori in questo momento e vengono da un altro pianeta. Ont un mental extrêmement bien structuré. Hanno un mentale che è davvero molto ben strutturato. E ils ont une science qui est très très élevée. E hanno una scienza che è molto avanzata. Mais c'est pas pour ça que la âme va être plus éveillée. Ma non è per questo che la loro anima sarà più bella o più luminosa o risvegliata. On change d'espace-temps. Cambiamo spazio-tempo.
capacité de possibilité. Avremo capacità e possibilità diverse. Mais si l'âme ne suit pas, ma se l'anima non segue, si l'âme n'évolue pas en même se temps, l'anima non evolve al tempo stesso. On est dans un monde où il y a plein de possibilités. Siamo in un mondo in cui ci sono migliaia di possibilità. Qu'on va utiliser d'une façon ou d'une autre. Che utilizzeremo in un modo o in un altro. Ci chiedono, Stefano ci chiede, ma qual è la sostanza vitale che cercano gli altri esseri? Sostanza vitale? Nostra, cioè, da noi, della Terra. Che les êtres de l'espace cherchent. Alors, il y a différentes choses. Ci sono varie cose. Déjà nos pensées. Innanzitutto i nostri pensieri. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de pouvoir gérer nos pensées. Per quello insistiamo tanto sul fatto di poter gestire i nostri pensieri. De pouvoir créer des pensées positives, de belles pensées en tout cas. Poter creare dei bei pensieri, dei pensieri positivi. Et puis il y en a d'autres qui cherchent des substances qu'on peut avoir dans le sang, par exemple. Altri cercano delle sostanze che abbiamo nel sangue, per esempio. Alors, par exemple, oui, par exemple, dans ces espèces de couloirs là. Par exemple, in quella specie di corridoi. Des substances, mais quand vous avez, par exemple, vous avez entendu parler peut-être de ces vaches qui, à une certaine époque, on trouvait des vaches où il y a des morceaux qui étaient découpés. Non so se vi è capitato di sentire, in Francia era accaduto che qualche anno fa c'erano state delle vacche che erano state ritrovate tagliate con degli organi tagliati a laser. L'anno scorso è accaduto qua in Francia con i cavalli. Parce que dans ces parties-là, ils vont trouver des substances qu'ils n'ont plus, et à partir de ces substances-là, ils vont faire une nourriture, disons, quelque chose qui va les aider. Perché attraverso quegli organi ritrovano delle sostanze che non hanno più e da queste creano una specie di nutrimento che gli permette di sopravvivere. E che non hanno più sul loro pianeta. E che non hanno più sul loro pianeta. Né dans leur corps physique. Né nel loro corpo che gli appartiene. Il corpo fisico. Stanno cominciando a... comunque a delinearsi, cioè come dire, nelle persone, proprio questi pensieri che confermano che le persone davvero si stanno allargando una visione differente della vita, del mondo, dei mondi, dell'uomo, dell'esistenza, dei vari piani dell'esistenza. È già una bella conquista questa, no? Mi pare, già, cioè tante domande. Ad esempio, adesso invece c'è anche il problema di che cosa arriva come informazione, vediamo benissimo quello che sta succedendo, ecco, soprattutto in questo periodo, noi che siamo poi nel mondo della comunicazione, lo vediamo. I rettiliani sono i padroni di questa terra, chiedono, che è una delle informazioni che gira molto sovente. Perché non vengono sradicati e confinati in altre dimensioni consone alle loro vibrazioni basse? Yeah. Parliamo dei rettiliani. Non confermo le parole. Parliamo dei rettiliani, dai. Rettiliani, vas-y, parlo dei rettiliani. No, les reptiliens, c'est pas un sujet qui est quand même très remontant. No, volevamo aumentare un po' l'immunità, tirarci su. Allora, parlare dei rettiliani non è che ci faccia tirare su, però. No, ce ne sont pas les maîtres de la planète. Non sono i maestri, i proprietari del pianeta. Par contre, ils aimeraient bien être les maîtres de la planète. Ma vorrebbero essere i proprietari del pianeta, vorrebbero essere i padroni. Attraverso le marionette che hanno posizionato e che ci governano, cercano di diventare i padroni del pianeta. Promettono tante cose a queste marionette. E donc ils essaient d'avoir des serviteurs partout. E cercano di avere dei servitori un po' ovunque. Ceci dit, hanno i loro bracci armati. Maître de la planète. Non sono assolutamente i padroni del pianeta. Il n'y a pas de patron de la planète, d'ailleurs.
Non c'è un padrone del pianeta. Il y a d'autres entités beaucoup plus positives qui sont là aussi. Delle entità molto più positive che sono anch'esse presenti. E qui sont au moins aussi nombreux que. Che sono altrettanto numerose quanto i rettiliani. Mais la différence. La differenza è che un rettilien, par exemple, va imposer ce qu'il veut faire. Per esempio, un rettiliano impone ciò che vuole ottenere, che vuole fare. Les êtres de planètes plus positives ou positives, de lumineuses, quoi. Gli esseri di pianeti più positivi o luminosi vont suggérer. Suggeriscono quello che vorrebbe fosse fatto. Laissant à l'humain le libre arbitre. E lasciano all'essere umano il libero arbitrio. Libero arbitrio, esatto. Quindi è un po' più lungo il percorso. C'est plus long, mais par contre, c'est beaucoup plus important. Però è molto più importante. Certo. C'è una domanda, anche questa molto interessante, sulle piramidi. Le piramidi sono dei portali? Sono dei portali. Cosa possiamo dire sulle piramidi? Allora, le piramidi non solo sono dei portali, ma in più, je veux dire, qui permettono effettivamente des accès ad autres mondes. In effetti, le piramidi sono dei portali che permettono l'accesso ad altri mondi. Ma en même temps, elles contiennent un savoir. Qui avait lieu en Atlantide. Contengono un sapere che è dell'epoca dell'Atlantide. E qui è maintenant complètement emmuré, disons, dans les pierres. E che adesso è completamente murato, chiuso tra le pietre. Parce que les personnes ne sont pas capables de s'en servir. Perché le persone al mondo d'oggi non saprebbero utilizzarlo. Sans détruire le monde. Non saprebbero utilizzarlo senza distruggere il mondo. Mais ce sont des points d'acupuncture en même temps extrêmement importants. Al tempo stesso sono dei punti di agopuntura estremamente importanti. Et initiatique, puisque Jésus lui-même, dans la grande pyramide, a intégré, enfin reçu le Logos. E anche dei punti iniziatici, perché per esempio Gesù stesso nella grande piramide ha ricevuto il Logos. Donc il a pas pris n'importe quel endroit. Quindi non è che l'ha presa in un posto a caso, lo ha preso. E poi sono anche un grande punto di connessione, no? Con l'universo. Avec l'universo. Sì, sì, assolutamente. Certo. C'è una domanda molto delicata che è che riguarda la Madre Celeste. Ma esiste davvero la Madre Celeste? La Madonna? La Maria. Madonna, se la Marie, la Vierge, la Vierge, ouais, c'est ça. La Vierge. La Mère Céleste, comme entité, je crois que vous voulez dire. Pas en tant que Marie, la Mère de Jésus qui a vécu. L'entité. Disons qu'elle fait partie des êtres de Shambhala, comme au même titre que Jésus. Là, tu parles de qui? De Marie, celle qui s'est incarnée. Ouais. Allora, Anne dice, perché non sono sicura cosa intende con Madre Celeste. Allora, intanto Anne inizia. Madre Celeste intende la Madonna, la Vierge, la madre di Gesù. Sì, ok. Allora, la Madre di Gesù, la Madonna, in effetti è un essere di Shambhala che si è incarnato a quell'epoca, come lo è stato Gesù. E che ha la même fonction che Gesù nel royaume di Shambhala. E che ha lo stesso ruolo di Gesù, per esempio, nel reame di Shambhala. Donc, ce sont deux grands êtres. Sono due grandi esseri. Maestri. Sono due grandi esseri che si sono incarnati in un'epoca chiave. In un'epoca chiave, oui. Pour faire avancer l'humanité. Per far avanzare l'umanità. Si ce n'est qu'au niveau social, les femmes étaient un peu plus en arrière que les hommes à cette époque. È chiaro che in quell'epoca le donne dovevano rimanere indietro a livello sociale rispetto agli uomini. Ça, c'est juste au niveau social. Ma questo è solo a livello sociale. Au niveau de son travail, c'était la même chose. A livello del loro lavoro era la stessa cosa, del lavoro da fare. Dunque, ci sono ancora tante domande, non potremo rispondere a tutte. Ecco, io ho promesso un tempo ad Anna e non voglio esagerare, approfittare, però tanto sappiamo che ci ritroveremo di nuovo nel salotto ad affrontare tante tematiche così che ancora possono rimanere in sospeso. Direi che la cosa più importante è invece adesso non tanto guardare delle cose o del passato sugli interrogativi, ecco, che noi abbiamo, quanto invece pensare di allinearci il più possibile
alle energie del nostro tempo, cioè per dare una risposta giusta, no? Ecco, quindi direi che sia importante lasciarci con un tuo consiglio, ecco. Tra l'altro adesso siamo vicino a Pasqua, ecco, quindi ne approfitto per fare gli auguri a tutti quanti i nostri amici, anche a voi, Anne e Francesca. Grazie. Ecco, e quindi cerchiamo di darci un momento di fiducia. Un momento di confianza. Non voglio dire un'altra parola, o un momento di fiducia rispetto al futuro. Non, ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, c'est pas le moment d'avoir peur, au contraire, reprenons notre pouvoir joyeusement. Allora, davvero non è il momento di avere paura, ma anzi, è il momento di riprendere il proprio potere gioiosamente. Et créons du comme des petites étincelles d'amour autour de nous. E creiamo come delle piccole particelle, delle scintille di amore intorno a noi. Soyons des petites étincelles d'amour. Diventiamo delle piccole scintille d'amore. C'est le printemps, vous savez, comme les È la primavera, un po' come il soffione, okay. Sapete, con i semi che, che si soffia. Soffia, certo. Espandono. E pensez au moment du Vesak, on va à nouveau faire le son. E al momento del Vesak, il mese di maggio, faremo di nuovo il suono. A nouveau tous réunis. Saremo tutti riuniti. In che giorno viene il Vesak quest'anno? È ora di ricordare il 16 di maggio, è la plenilunio. Plenilunio della costellazione del Toro, certo. No, allora, il a due Vesak. Il a due Vesak, sì. Ce ne sono due a distanza, comunque. Una è il 19 di maggio. Là, on va faire celui de Vesak con. Préconise, nous, c'est celui du mois de mai, c'est la pleine lune de mai. Quello che noi facciamo ogni anno di Vesak è il plenilunio del mese di maggio. Non è la notte di plenilunio della costellazione del Toro, no? La costellazione del Toro è legata alla vita del Buddha ed è il Vesak buddista. Voilà. Invece il Vesak che celebriamo noi, in cui c'è altro, capito? Le energie del Cristo e del Buddha è quello del mese di maggio. L'incontro tra le due energie, quella buddhica e quella cristica. È quello che viene celebrato, non so se viene ancora celebrato, perché nella valle del Monte Kailash veniva celebrato, no? dalle grandi guide, no? Questa cerimonia. Non c'è più. Shambhala sarà presente. Shambhala, i grandi esseri di Shambhala saranno presenti. Esatto. Più che mai. So che i cinesi volevano costruire in quella valle ai piedi del Monte Kailash, dove appunto si riunivano per celebrare il Vesak, volevano costruire un aeroporto. Non lo so, adesso non sono informata sulle ultime notizie, ma... Qualsiasi cosa facciano... Il Vesak avverrà comunque su altri piani. Non c'è problema, esatto, di fatti. Prima, mentre stavi facendo la domanda, Anna mi ha fatto aggiungere una cosa. Il libro che sta scrivendo adesso, che non è nemmeno uscito ancora in francese, e quindi poi in Italia arriva un pochino dopo. Poi ne parleremo nel salotto, lo accoglieremo. Assolutamente. Troverete molte delle risposte che avete fatto stasera. È un libro... Allora, io vorrei dire, noi dobbiamo aspettare che esca in francese, cioè... Non è nemmeno scritto in Francia, non può darlo in italiano. Allora, va bene, per chi sa leggere il francese, incomincia a leggerlo, poi appena verrà tradotto in italiano, sicuramente lo presenteremo. Vorrei dire una cosa, tra l'altro, adesso io, segniamo nei commenti, per chi vuole avere poi delle informazioni su Anna, vi mandiamo la mail del referente, e quindi italiano, Monique, che è la referente italiana, per avere le informazioni su Anna. Perché è un po' che Anna mancava e adesso il mese di giugno... E poi abbiamo questa bella notizia, ecco. Esatto. Viene giù a fare due cose. Forma e pensiero, incontrare se stessi, uno verso Bologna, l'altro verso Brescia, quindi approfittatene, perché con tutti questi confinamenti non è così facile farla venire in Italia, allora
Noi non spero, eh? No, sì, sì, ha detto, insomma, speriamo che a giugno si possa fare. Insomma. È benissimo. Quindi sappiate che due appuntamenti a giugno con Ann in presenza. Poi, se volete avere delle informazioni, vi ho appena messo nei commenti la mail a cui voi potete iscrivere per avere informazioni. Anche rispetto a questo, a questo, questi seminari, no, che verrai a fare, Ann. Se io, se riesco, faccio un salto e vengo a trovarvi, vediamo, va bene? Va bene, con piacere, guarda. Porto il salotto là. A Brescia che lo traduco io, quindi dai, va bene, dai, ci vediamo a Brescia allora, dai. Allora, veramente grazie, grazie infinite, quindi tenete d'occhio questo libro, ma tanto quando lo traducono in italiano lo presentiamo qua nel salotto, e quindi sarà bello. Quanto dobbiamo aspettare? L'autunno? Minimo l'autunno. Va bene, dai. Aspettiamo. Ma no, Ann viene prima nel salotto, noi continuiamo a far domande e già troviamo ancora altre risposte. Allora, ringrazio veramente tutti i nostri amici, sono stati tantissimi. Grazie veramente a tutti, tra Facebook e YouTube siamo stati veramente molti questa sera, mai stati così tanti. Si vede che molto è un buon segno questo, vuol dire che tanti hanno voglia di risvegliarsi. Tanti hanno voglia di risvegliarsi, ecco, quindi allora ancora un grazie da tutti noi, anche da parte di Enrico Valentini, e una serena Pasqua a tutti di cuore. Io vi do appuntamento al prossimo mercoledì, al prossimo salotto di Anna. Grazie infinite. Grazie Francesca, la nostra meravigliosa Francesca, con questo suo sorriso che ci illumina. C'è Anne che illumina con le parole e Francesca che illumina con il suo sorriso. Grazie. Grazie infinita a tutti e buona Pasqua, cari amici. Grazie a tutti. Arrivederci, ci vediamo mercoledì prossimo col prossimo.